Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Ora e sempre, nei secoli. Amen.
Benedite opere tutte del Signore, il Signore. Lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Benedite angeli del Signore, il Signore. Benedite cieli, il Signore. Benedite acque tutte che siete sopra i cieli, il Signore. Benedite potenze tutte del Signore, il Signore. Benedite i soli e luna, il Signore. Benedite stelle del cielo, il Signore. Benedite piogge e rugiade, il Signore. Benedite o venti tutti, il Signore. Benedite fuoco e calore, il Signore. Benedite freddo e caldo, il Signore. Benedite luce e tenebre, il Signore. Benedite folgori e lumi, il Signore. Benedica la terra, il Signore. Lo lodi e lo esalti nei secoli. Benedite monti e colline, il Signore. Benedite i mostri marini e quanto si muove nell'acqua, il Signore. Benedite uccelli tutti nell'aria, il Signore. Benedite animali tutti, selvaggi e domestici, il Signore. Benedite figli dell'uomo, il Signore. Benedite i sacerdoti del Signore, il Signore. Benedite i servi del Signore, il Signore.
Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Padre, abbi pietà di noi.
O Dio, che in Santa Caterina da Siena, ardente del tuo spirito di amore, hai unito la contemplazione di Cristo crocifisso e il servizio della Chiesa, per sua intercessione concedi al tuo popolo di essere partecipe del mistero di Cristo, per esultare quando si manifesterà nella sua gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Diciamo di essere in comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, siamo bugiardi e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri e il sangue di Gesù, il Figlio suo, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto, tanto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non avere peccato, facciamo di Lui un bugiardo, e la sua parola non è in noi. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. Ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un paraclito presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. È Lui la vittima di espiazione per i nostri peccati, non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Thank you.
Parola del Signore.